come Corpresento Oliverio noi stiamo incontrando le persone noi per risolvere i problemi che sono gli agricoltori. Qui hanno posto i loro problemi, vediamo se ci sono tutti i presupposti per fare una strada, noi siamo disponibili a trovare una soluzione. Sembra che comunque per quest'anno ormai i fondi siano andati persi, forse per il prossimo anno sarà possibile reperire quelle risorse comunitarie che sono destinate al pascolamento. Ma noi faremo in modo di non far perdere i soldi ai nostri agricoltori, ce la metteremo tutta sempre nel rispetto della legalità della legge. Sì, noi pensavamo che il 6 luglio, quando appunto il Presidente della Regione Calabria ha firmato il decreto, avevamo in qualche modo risolto le problematiche e quindi doveva essere pacifico l'inserimento del pascolamento conto terzi. Non avevamo comunque partecipato al confezionamento dell'atto, l'atto ce l'hanno dato già firmato e protocollato da parte del Presidente, quindi ci siamo accorti che mancava per il 2015 proprio la possibilità di inserire il pascolamento conto terzi. L'abbiamo fatto presente lo stesso giorno al direttore di Arcea, dottor Nicolai, il quale ci ha rassicurato, sì, è possibile aprire la procedura, eccetera, eccetera. Fino ad oggi non abbiamo potuto inserire le particelle utilizzate per il pascolo conto terzi perché la procedura non era aperta, al che siamo stati costretti a fare l'ennesima manifestazione. Questo ci dispiace perché comunque gli allevatori, gli agricoltori che oggi sono qua hanno lasciato i loro campi, hanno lasciato comunque le loro aziende per venire a manifestare e per cercare di risolvere ulteriormente questo problema. Pare che la possibilità di inserire le particelle con il pascolamento conto terzi c'è, probabilmente si perderanno i fondi per il 2015, però salveremo i titoli, quindi questa è una cosa positiva. Di quante risorse stiamo parlando? Si parlerà, in tutto sono 4 milioni di euro, mi auguro che se si perdano intorno a 1 milione di euro per il 2015, perché comunque una parte relativa ai titoli fissati su altre particelle eccetera eccetera si salvano. Quelle sul pascolamento conto terzi può darsi, ancora non è certo, può darsi che si perdano, però sono risorse che vengono a mancare all'agricoltura, l'agricoltura come si sa è un comparto in difficoltà e pure un euro che perde l'agricoltura è un euro che perde, una risorsa che perde la Calabria, una risorsa ovviamente finanziaria.